Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale, sono Yassi e oggi sono qua per presentarvi finalmente un nuovo episodio dell'accettare qualsiasi offerta challenge in carriera natore su FIFA 17. Oggi sono qua per andare a prendere il Manchester City, che è una delle squadre diciamo più forti nel gioco e anche più forti economicamente, 117 milioni per il budget. Ho fatto aggiornate a oggi che è il 2 luglio, ho fatto tutti i trasferimenti, quelli ufficiali, quindi è come se saremmo una sorta di realtà. Infatti per esempio al Manchester City vedremo che ci saranno tutti i nuovi acquisti, ma anche nelle altre squadre ho fatto tutti quanti i trasferimenti manualmente. Comunque sì, andremo con il Manchester City, le regole dovreste già conoscerle. Comunque sia, il mercato estivo sarà sempre bloccato, mentre quello invernale sarà libero e potremo acquistare i giocatori, e l'obiettivo sarà quello in tre stagioni di riuscire a vincere lo scudetto, la Premier League. Veramente molto difficile perché nel mercato estivo, ovviamente essendo bloccato in entrata, non possiamo comprare i giocatori. Detto ciò, ci vedremo direttamente all'inizio della challenge. Ok ragazzuoli, ho messo i giocatori in vendita, questa è la formazione con cui partiremo in questa accettare qualsiasi offerta challenge. Come vedete, tra i nuovi innesti ci sono già Ederson, Walker, Mendy appena arrivato dal Monaco insieme a Bernardo Silva, e infine abbiamo anche in panchina nuovi giocatori come Danilo, e se non sbaglio dovrebbe esserci anche qualcun altro. Vabbè, c'è Nasri che è tornato poi dal prestito. Detto ciò, andremo subito adesso a vedere le offerte che ci arriveranno. Arriva la prima offerta all'8 di luglio, si tratta di Fabian Delph, addirittura dal Sassuolo, prima offerta che dobbiamo ovviamente accettare. Arrivano altre due offerte per i nostri giocatori, il primo è Thierry Ambrose, che è un giocatore molto talentuoso, purtroppo dobbiamo accettare 1.100.000, ma l'altra offerta è molto più importante, quella per Kevin De Bruyne dal Barcellona, soli 58 milioni e mezzo. E a quanto pare diventerà un blaugrana. Altra offerta, questa volta si tratta di Cameron Humphreys Grant, spero di aver pronunciato giusto, una cessione che non mi preoccupa. Arrivano altre due offerte, la prima è per Will Patching, 250.000 euro, un giocatore che neanche è un 60, quindi vendo ben volentieri. L'altra invece per Nicolas Otamendi, che a quanto pare tornerà in Liga, andrà all'Atletico Madrid per soli 14 milioni e mezzo. Arriva un'altra offerta, questa volta per Aaron Nemane, spero di aver pronunciato giusto, andiamo ad accettare assolutamente per questo giocatore. Arriva un'altra offerta, questa volta dall'Everton, per Fernandinho, un giocatore che supera i 31 anni, insomma abbondante, e arriva un'offerta molto alta di 12 milioni dall'Everton, lo vendo abbastanza volentieri anche se era un giocatore abbastanza forte. E arriva una di quelle offerte che non vorresti mai ricevere, per David Silva addirittura dal Real Madrid, 38 milione e mezzo, anche per lui un ritorno in Liga, in una delle squadre più forti del mondo. Arrivederci David. E dopo le offerte per De Bruyne e David Silva arriva un'altra offerta per un nostro top player, questa volta dal Borussia Dortmund, 27 milioni e mezzo per uno dei giocatori più talentuosi al mondo, Raheem Sterling, che ci abbandonerà e volerà dritto in Bundesliga. Arriva un'altra offerta, questa volta per un giocatore che sinceramente anche questo è uno di tanti esuberi, mandiamolo assolutamente al Blackburn. Altra offerta per uno dei giocatori che più amo del Manchester City, Yaya Touré, offerta dal Barcellona, sua ex squadra, aveva comunque 33 anni, quindi per un 33enne mi sono incartato, 16 milioni sono veramente tantissimi, addio Yaya Touré perché non penso potrà mai tornare. Ok ragazzuoli, alla fine questa è la squadra che è venuta fuori dopo che è finito il mercato, quello estivo. Vi faccio vedere un attimo cos'è rimasto. Come vedete non abbiamo neanche la tribuna, siamo proprio nel numero minimo di giocatori possibili. Se si infortunerà qualcuno penso che addirittura salteremo le partite, oppure non so come funziona. E quindi io una cosa che farei per evitare questo problema è quella di magari andare su, non trattative di mercato, ma andare su vendi giocatori, vedere i giocatori che abbiamo dato via e magari prenderne giusto un paio di giocatori, comunque quelli giovani, tipo questo Celina, e magari richiamiamo anche questo Moreno, in modo da così almeno avere altri due giocatori. Chiamerei anche un terzo per essere sicuri, chiamerei anche De Nayer, così almeno abbiamo altri tre giocatori e non rischiamo di perdere diciamo partite senza neanche poterle giocare. Quindi ho richiamato De Nayer, ho richiamato Celina
e Moreno. Detto ciò, direi che a questo punto siamo anche pronti per andare a simulare fino al mese di gennaio, fino al primo di gennaio, e poi vedremo insieme come affrontare questo mercato. Ok ragazzuoli, siamo arrivati al primo di gennaio del 2017, dopo tanto tempo finalmente possiamo acquistare i nostri giocatori e non soltanto doverli vendere. E allora, prima vedo le email, che sono tantissime, quindi magari le vedo dopo. Andiamo a vedere la classifica, vediamo un po' come siamo messi, e siamo terzi. Siamo terzi, ok, non è male, non è male. Pensavo peggio, perché come avete visto la squadra era smantellata, avevamo molti giocatori che non erano insomma fortissimi, però comunque siamo sopra anche i nostri cugini del Manchester United. Siamo a meno 2 dall'Arsenal e a meno 7 dal Chelsea di Antonio Conte, che sta facendo un campionato straordinario. Detto ciò, direi che siamo pronti a questo punto per andare subito ad acquistare i giocatori, quindi ora sì, accettare qualsiasi offerta, ma soprattutto gli altri dovranno accettare le nostre offerte a qualsiasi costo. Ovviamente ragazzi, vi faccio vedere anche il budget per il nostro mercato, che è di più o meno 340 milioni, diciamo all'incirca, al netto del budget degli stipendi, quindi veramente un budget mostruoso, e fidatevi che farò veramente degli acquisti top. Finalmente, dopo una settimana di mercato invernale, arriva il primo giocatore nel nostro Manchester City. Sto parlando di Arturo Vidal, che arriva per una cifra non altissima di 50 milioni, uno dei migliori giocatori al mondo. Benvenuto Arturo Vidal. Ragazzuoli, arrivano altri due acquisti, uno top e l'altro veramente l'acquisto migliore che si potrebbe mai fare nel Manchester City. Il primo giocatore è Piqué, giocatore veramente fortissimo, pagato veramente poco, 45 milioni. Andiamolo a prendere dal Barcellona, e ora passeremo dal Barcellona al Real Madrid, perché come potete ben vedere Cristiano Ronaldo, 120 milioni 600 mila euro a settimana, un ingaggio veramente faraonico, ma arriva Cristiano Ronaldo per il nostro Manchester City. Visto che avevamo venduto veramente tantissimi centrocampisti, ho deciso di cercare un nuovo centrocampista dopo Vidal, uno magari un po' più offensivo, e dopo tutti i giocatori che ho valutato c'erano Ozil e Eriksen, cioè ci sono Ozil e Eriksen che sono i due che insomma sono quelli su cui sono un po' più in dubbio. Non so chi andare a prendere tra i due. Ozil è molto più forte rispetto a Eriksen attualmente, insomma ha anche più due di overall ed è un giocatore veramente fantastico, ma anche Eriksen non è da meno. Eriksen lo andremo a pagare 5 milioni in più, però l'ingaggio è molto molto minore. Io considerando che voglio puntare a vincere il campionato questa stagione, direi di andare a prendere Mesut Ozil. Mi dispiace per Eriksen, però facciamo il benvenuto ad Ozil a questo punto. Rifiutiamo per Eriksen. Stava andando tutto bene, ma è arrivata un'offerta per Ederson, anzi addirittura due. Una dal Red Bull di Lipsia, 38 milioni e mezzo addirittura, e un'altra da parte del Valencia per 40 milioni e mezzo. Io purtroppo devo accettare, però a parità di offerte io vado ad accettare quella del Valencia, che sono 2 milioni in più, mi spiace, però a questo punto andremo a comprare un nuovo portiere. Dopo la cessione di Ederson, eccolo qua il nuovo portiere del Manchester City, Samir Handanovic dall'Inter, veramente un grandissimo portiere, secondo me è un gran bel upgrade. Arriva un'altra offerta, questa volta per Paolo Fernandes, uno dei nostri giovani, lo possiamo vendere senza troppi problemi. È arrivata un'offerta dal Rotterdam per questo giocatore impronunciabile, andiamo ad accettare naturalmente, molti dei nostri esuberi stanno andando via. Ragazzuoli, io non ci posso credere, è arrivata un'offerta per Aguero dalla Juventus, 51 milioni, e purtroppo devo andare ad accettare. Ormai avevo completato la squadra e a questo punto devo rifare tutto. Non ci credo ragazzi, boom shakalaka, abbiamo fatto il botto, doppio acquisto dal Bayern Monaco. Il primo è Alaba, forse spendendo un po' troppo, però hanno veramente chiesto tantissimo per uno dei migliori giocatori in difesa al mondo. Alaba, il miglior terzino sinistro che ci sia, lo vado a prendere subito, perché insomma Mendy non è che mi piaccia molto, quindi benvenuto Alaba, ma soprattutto l'attaccante che andrà a sostituire Aguero, proprio lui, Zlatan Ibrahimovic, che dato che avevo fatto insomma tutti i trasferimenti, Zlatan Ibrahimovic l'avevo messo come svincolato e me lo sono ritrovato al Bayern Monaco, andando a cercare un po' di attaccanti tra cui Suarez e Griezmann che mi chiedevano tipo 150 milioni, che ho detto what the fuck. Ho visto che Ibrahimovic era in scadenza di contratto, l'avrei potuto prendere anche a parametro zero, ovviamente in questa challenge non si possono prendere i parametri zero, e quindi ho detto perché non provare a prendere proprio Zlatan Ibrahimovic. Quindi direi di fare il benvenuto a Zlatan, veramente un acquisto straordinario, penso che sarà anche l'ultimo di questa sessione di mercato.
Arriva un'offerta dal Nottingham Forest per Brahim Diaz, un grandissimo giovane, per 1,5 milioni. Purtroppo devo accettare anche questa offerta. Mi erano avanzati un po' di soldi, quindi ho provato a cercare qualche giovane interessante da aggiungere alla mia squadra e anche per comunque aumentare il numero di giocatori in rosa, e ho pensato di prendere questo Andrija Zivkovic dal Benfica, veramente un gran bel giocatore, e sarà veramente l'ultimo acquisto di questa sessione di mercato. È terminato quindi il mercato invernale, vediamo subito la classifica dopo questo mese di gennaio. Siamo ancora terzi, ma abbiamo recuperato qualcosa rispetto al Chelsea, anche rispetto all'Arsenal. Abbiamo una partita in più, il Chelsea ne ha due in meno rispetto a noi, l'Arsenal ne ha una in meno di noi, quindi insomma dovremo vedere anche un po' le squadre dietro di noi che cosa faranno, ma per ora l'importante sarà superare Arsenal e Chelsea. Secondo me con la squadra che abbiamo costruito, che vi faccio vedere subito, possiamo riuscire ad ambire a qualcosa di importante. Ovviamente come punta ci sarà Ibrahimovic, che ovviamente a 35 anni potrebbe decrescere, ma ci aiuterà veramente tantissimo in questa stagione. Abbiamo Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo sulle fasce, abbiamo Gundogan, Vidal e Ozil come trio di centrocampo, abbiamo Walker a destra, Kompany e Piqué difensori centrali, Alaba a sinistra che pure è cresciuto, e per ora bravo, ma ci sarà Handanovic poi in porta. Bravo in panchina, Stones, Danilo, Fernando, Nasri, Sané, Gabriel Jesus, scusate, e poi questi sono gli altri giocatori: De Nayer, Rabiot, Selina, Zivkovic e Moreno. Quindi insomma abbiamo veramente tanti tanti bei giocatori, veramente molto interessanti, e a questo punto direi che siamo anche pronti per andare a simulare fino a questo punto, alla fine della stagione, direi fino al 22 di maggio. Speriamo che possiamo riuscire a vincere la Premier League subito in questa prima stagione, in modo da completare questa challenge. Vedremo un po' come andrà. Ragazzi, sta ancora simulando, dovevamo arrivare al 22 di maggio, però a questo punto come vedete c'è la Coppa lì, penso sia la finale di la finale di FA Cup, il 27 contro il Newcastle, quindi direi a questo punto di simulare fino al 28 e poi vedremo come sarà andata la nostra stagione. Ci sarà quindi anche l'FA Cup, la finale di FA Cup. Speriamo di aver vinto sia campionato, che è la cosa più importante, ma magari anche la coppa. Andiamo a vedere subito, sono stracurioso, 74, ok, non è il massimo 74, solitamente vincendo il campionato dovresti essere almeno ad 80, 74 è un po' bassino. Ho un po' paura sinceramente ad andare a vedere. Ok, andiamo a vedere. Abbiamo vinto il campionato di un punto, non ci posso credere. Abbiamo vinto il campionato di un solo punto sul Chelsea. Mamma mia ragazzuoli, abbiamo fatto un recuperone straordinario. Alla fine il Chelsea è arrivato secondo a un punto da noi, il Manchester United a due punti da noi e l'Arsenal a soli 4 punti da noi. Mamma mia che Premier League, signori. Abbiamo finito questa Premier League, la prima stagione, ed è veramente fantastico. Andiamo a vedere a questo punto anche l'FA Cup, però la challenge è completa in una stagione. Veramente fantastico, abbiamo vinto anche l'FA Cup per 2-0 contro il Newcastle. Veramente incredibile, sono veramente stra contento. La squadra alla fine come vedete era veramente fortissima. Andiamo a vedere un attimo l'inforosa, e intanto vi invito a mettere un bel mi piace per, se vi è piaciuto insomma il video, consigliatemi la prossima squadra che volete vedere insomma in questa serie, nell'accettare qualsiasi offerta challenge. Magari consigliatemi anche cose da aggiungere per rendere la serie migliore. Come vedete la squadra ha avuto tutta una bellissima evoluzione, tranne vabbè Ibrahimovic che è decresciuto di due, ma insomma me l'aspettavo, ma ci ha aiutato veramente tanto. Ha giocato 7 partite, forse è stato, è ancora fuori, è stato infortunato, peccato. Cristiano Ronaldo ha fatto una grandissima stagione ed è cresciuto perché ha 32 anni, ma ha fatto comunque una buona seconda parte di stagione. L'episodio quindi è finito qua, io spero che vi sia piaciuto, vi invito a mettere quindi un bel mi piace, iscrivetevi al canale se siete nuovi, ci vediamo alla prossima, un bacione dal vostro Yassone, bella ragazzi.